Post partita di Mazzara Sciacca terminata 2-0 qualche istante fa, siamo col portiere del Mazzara Franco Thomas. Franco, partiamo dalla partita di domenica scorsa, quel pareggio della Leonfortese al 96esimo. Sì, quel pareggio è un peccato perché solo ci ha mancato l'ultima concentrazione, l'ultimo minuto, però penso che abbiamo fatto una buona partita. E alla fine abbiamo sistemato qualche cosa e lavoriamo su questo punto la settimana scorsa prima di questa partita e grazie a Dio oggi si è visto questo in campo. Ecco, oggi infatti la squadra ha reagito bene, avete lavorato tanto in settimana, non è mancata la sofferenza perché la squadra comunque ha sofferto nel secondo tempo ma ha saputo soffrire, alla fine ha ottenuto una bella vittoria, 3 punti importanti. E se non si soffre non è calcio, almeno qua è così, però anche quando si soffre la gioia è più grande, quindi per noi va bene così. Abbiamo visto anche alla fine della partita l'abbraccio con la curva, siete andati a festeggiare con i tifosi in curva. Sì, perché loro fanno un grande lavoro, anche la vittoria non è solo nostra, di tutti noi, perché loro sono uno di noi, quindi la meritano anche loro. Ci sono somiglianze tra i tifosi italiani e quelli argentini? Sì, c'è anche per i colori, perché io sono di Boca, quindi mi piace di più ancora. Mi piace il giallo-blu? Sì, mi piace tanto il giallo-blu, sì, cioè, il mio cuore è giallo-blu, sempre. A proposito di questo, è il tuo primo anno qui a Mazzara, come ti stai trovando con la città, come ti stai trovando anche con il gruppo dei compagni di squadra? Benissimo, tanto la città come la sua gente ci trattano bene, a tutta la mia famiglia, quindi siamo contenti. E poi con il gruppo, che posso dire, è un gruppo spettacolare, che lottiamo tutti insieme, che sappiamo quello che vogliamo. Quindi sono orgoglioso di essere parte di questo gruppo. A livello personale oggi porta in battuta, con te la soddisfazione per aver tenuto a zero il numero dei gol subiti? Sì, questo è troppo importante, non solo per me, anche per la difesa, perché non è facile, siamo molto, molti ragazzi qua in questa squadra. E sostenere un risultato una porta a zero mai è facile, quindi sono contento per me e anche per tutti i difensori che lavorano insieme a me per sostenere la porta a zero. E adesso si pensa alle prossime due gare, ultime due gare del girone d'andata. E aspettiamo di fare un buon lavoro come lo stiamo facendo, sempre lavorando in silenzio la settimana con il mister e il suo staff, sempre lavoriamo bene, sempre non lasciamo niente per fare, lasciamo tutto in ogni allenamento, quindi per noi le prossime due gare sono ancora più importanti di questa.